Non credo allo specchietto retrovisor. Non mi batti di traver campania. Ehi, sai che giorno è oggi? È martedì. Martedì? Quando ne abbiamo? 21 febbraio 2012. 21-02-2012. Bravissimo. È palindromo. Che? È palindromo, è la data palindroma. Significa? Al contrario è uguale, 21-02-2012. In tutti e due versi è sempre la stessa data. Hai fatto dei Maya, sì. Di Maya? La fine del mondo. No, non c'entra niente con la fine del mondo, è un'altra data, no? È una combinazione particolare che questa data si legge al contrario, non ha nessun significato. È divertente, insomma. Divertente? Sì, è sfiziosa, a me piacciono i palindromi, a te piacciono i palindromi. Sì, a me non fa ridere. Fa divertente che fa ridere, è sfizioso. Ci sono pure delle frasi palindrome. Ah, sì? Una famosa è: i topi non avevano nipoti. E chi te l'ha detto? Che cosa? Che i topi non c'avevano nipoti. Nessuno, però non è il senso della frase importante. La cosa particolare è che, al contrario, i topi non avevano nipoti, si legge sempre i topi non avevano nipoti. Capito? Continua a non farmi ridere. Un'altra è Martina lavava l'anitra miope. L'anitra miope? L'anitra miope. Martina lavava l'anitra di miope? Miope. E che significa, Ferdinando? Che significa? Ah, Luca, non significa niente. È niente. Però se lo leggi al contrario è sì, uguale. Come la leggi normalmente, bellissimo. Questa è la cosa divertentissima. Bravo. Quindi anche cobra a Arbok. Se la legge al contrario è cobra a Arbok. Sì, però non significa niente cobra a Arbok. Che invece Martina, che c'avevi i topi, che non avevi i nipoti, con l'anitra mio. Vabbè, ma so parole sensate. Arbok, che è Arbok? È una città. Arbok è una città. Ferdinà, è una città. E dove sta sta città? Ferdinà, non è. Cioè, ma tu vuoi la documentazione da me? Tu ci scemenza continuamente i topi, Martin e i nipoti, poi invece a me quando dicono qualcosa vai a trovare la fonte specifica. Vabbè. Non lo so, è una città, va bene? Va bene, va bene. A Cobra Arbo, bello, fatti il palindromo. Oluknaf. Ma che significa? Niente. Li ho visti, sì, chiedevano.